Niente, boh, io devo riallacciarmi a quello che ha detto il Presidente, che in pratica questa manifestazione va avanti almeno da 4 anni, quindi ci stiamo impegnando con tutte le nostre forze per portare avanti la sagra dello stiso e la musica popolare calabrese. Quindi noi vi aspettiamo ogni anno a Terranova da Sibari, sempre per proporre questa manifestazione e proporre i nostri piatti tipici e la nostra cultura mediterranea. Lo stiso in pratica sarebbe un piatto tipico del nostro paese, che in pratica negli anni passati i nostri avi, i nostri nonni preparavano in quanto facevano il pane, e poi che succedeva? Che quando finivano di fare il pane, preparavano questo impasto sempre con lo stesso sistema, ma lo stendevano su un tavolaccio di legno. Infatti, stiso deriva proprio dal tavolaccio di legno stese sopra un tavolo. Questo significava in parole povere. E poi mettevano su questo prodotto quello che c'era in casa, mettevano magari quello che avevano, insomma, delle patate, peperoni, pomodori, quello che avevano, acciughe, è un po' difficile, Presidente. Mettevano la sarda più che altro. Quindi, niente, lo stiso è questo, è un nostro prodotto e lo stiamo promuovendo da 4 anni, sperando sempre che qualcuno ci venga a trovare ad assaggiare questo prodotto tipico del nostro paese. Niente, boh, io devo riallacciarmi a quello che ha detto il Presidente, che in pratica questa manifestazione va avanti almeno da 4 anni, quindi ci stiamo impegnando con tutte le nostre forze per portare avanti la sagra dello stiso e la musica popolare calabrese. Quindi noi vi aspettiamo ogni anno a Terranova da Sibari, sempre per proporre questa manifestazione e proporre i nostri piatti tipici e la nostra cultura mediterranea. Spiega lo stile. Mm. Grazie.